È stata presentata questa mattina al Cassiopea Shopping Center di Sant'Arsenio la 17ª edizione della rassegna di teatro amatoriale nazionale Teatro Amore Mio, organizzata dall'Associazione Tempo e Memoria di Polla. Il via della manifestazione è previsto per domenica 27 ottobre. Location che ospiterà gli spettacoli sarà il Centro Sociale Don Bosco di Polla. Siamo giunti alla 17ª edizione da questa bellissima rassegna, quasi unica nel suo genere, nel Vallo di Diano, organizzata dall'Associazione Tempo e Memoria di Polla. A partire da fine ottobre fino a fine marzo ci saranno varie compagnie provenienti dalla regione, anche da fuori regione, che si cimenteranno sul parco del Teatro Don Bosco di Polla. Anche quest'anno abbiamo badato molto alla qualità delle compagnie, c'è stata un'ampia selezione e purtroppo abbiamo dovuto anche dire di no ad alcune compagnie. Ci sarà anche una compagnia da fuori regione, dalla Puglia, che porterà un bel musical a Aladdin. Quindi io con questo voglio fare un invito a tutta la popolazione del Vallo, ma anche della provincia di Salerno, a venirci a trovare ogni domenica sera alle ore 18 al Teatro Don Bosco di Polla. Nel corso della conferenza stampa un'interessante proposta è stata esposta dal presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta: istituire un premio speciale della comunità montana Vallo di Diano rivolto ai giovani attori del territorio. Un modo concreto per incentivare le nuove generazioni valdianesi a cimentarsi nell'attività teatrale. Dobbiamo prendere atto di questa frenetica attività teatrale che c'è nel nostro territorio. È una realtà importante di cui non possiamo essere attenti. E quindi ho voluto proprio stamattina, in occasione di questa conferenza stampa per la presentazione della cartellone di Tempo e Memoria, annunciare questa volontà, che sicuramente sarà condivisa e sarà apprezzata anche dai colleghi della Giunta e del Consiglio, perché credo sia doveroso da parte dell'ente, nonostante le difficoltà economiche ovviamente che ci sono, però è doveroso da parte della comunità montana, che tra l'altro sta guidando e sta conducendo anche questo percorso relativo alla strategia dell'area interna, e quindi a far sì che il territorio non si spopoli, che restano soprattutto i giovani all'interno del territorio, farsi carico di sostenere questo tipo di attività. E lo faremo sicuramente con un premio speciale, che credo possa servire anche a far avvicinare i giovani a questa bellissima arte che è il teatro, e abbiamo visto che ci sono ormai tante associazioni, tanti luoghi soprattutto dove si può fare teatro, quindi è un'attività che può essere utile al territorio, può essere utile a far sì che appunto insomma ci sia anche sviluppo non solo culturale, ma anche di persone che restano nel territorio.